L'esame per fortuna è andato bene e in questo momento Alex non può incontrare i familiari, non può incontrare nemmeno gli zii, nemmeno i nonni e quindi ieri era, diciamo, da solo, anche se è stato accompagnato dalla famiglia di Fabio, del suo compagno di classe. E quindi mi aveva manifestato il desiderio di essere accompagnato anche da me e io ho accettato con grande piacere di poter essere all'interno della scuola. Sono stato ovviamente in disparte, non ho voluto assistere proprio al suo esame, ma mi ha fatto piacere che lui avesse un supporto a livello psicologico, proprio perché era da solo e quindi ho ritenuto opportuno accontentarlo e esaudire questo suo desiderio. L'esame è andato bene, ha passato per fortuna l'ultimo mese a casa di Fabio, il suo compagno di banco, migliore amico. Hanno studiato tantissimo giorno e notte e hanno preso rispettivamente 88 e 87. Alex è uscito con 87, quindi direi che è stato un ottimo risultato che ha confermato il trend scolastico di Alex. È sempre andato bene a scuola, è sempre stato bravo. Il giorno prima del fatto che lo ha portato in carcere, aveva preso un 8 a scuola, confermando fino al giorno prima di questo fatto che per lui la scuola era importante e mi pare che con l'esame di ieri abbia completato il percorso scolastico in modo davvero brillante. I professori, quando sono usciti dall'aula, sono venuti a dirci che l'esame era andato bene. E erano proprio soddisfatti e contenti perché Alex è riuscito di nuovo a, diciamo, ritagliare questo, diciamo, percorso scolastico come aveva già fatto in passato e lasciare un po' fuori dalla scuola i problemi che lo hanno un po', diciamo, afflitto. Per Alex si dovranno preparare insomma, delle tappe del processo che lo vedono imputato. Allora, mi chiedevo, avvocato, quali gli step successivi per Alex? Dunque, noi stiamo aspettando in primo luogo il deposito della consulenza medico-legale, perché la consulenza medico-legale, come ha scritto il giudice dottor Vitelli nella sua prima ordinanza, permetterà di aiutare gli inquirenti a ricostruire ancora meglio la dinamica di quella sera, dei fatti. Poi è in corso la perizia psichiatrica, come dicevamo prima, che dovrà stabilire se Alex in quel momento era capace di intendere di volere o solo parzialmente capace o addirittura del tutto incapace, perché se i periti dovessero scrivere nella loro relazione che Alex era del tutto incapace, non sarebbe punibile, non gli sarebbe rimproverabile nulla e quindi il procedimento dovrebbe essere archiviato. Se così non fosse, ovviamente dovremmo attendere la conclusione delle indagini che sono sicuramente in corso e che ovviamente il pubblico ministero sta conducendo. E ovviamente non ha nessun dovere di dirci quali sono le indagini che sta svolgendo. Immagino che abbia sentito e che continuerà a sentire tutte le persone che possono riferire qualche cosa di utile per le indagini. E al termine delle indagini poi potremo tirare un po' le fila, e cioè cercare di capire quale difesa potremo prospettare al tribunale. Io ripeto, devo attendere la conclusione delle indagini. Ovviamente noi abbiamo in linea astratta due possibilità, quella di sostenere che Alex, come ha dichiarato lui fin dall'inizio, ha agito nella piena convinzione di dover difendere la mamma, il fratello e se stesso, e quindi se riuscissimo a sostenere questo, lui avrebbe agito nella legittima difesa di un gravissimo e irreparabile danno a sé o ai propri congiunti. E anche in questo caso non gli sarebbe rimproverabile nulla. Se invece la perizia dicesse che è totalmente o parzialmente incapace, andremo anche ad aggiungere un secondo profilo difensivo, ripeto, che o elimina o riduce la capacità e quindi potrebbe portare questa riduzione di capacità di intendere di volere a una diminuzione di pena. È ovvio che cambia completamente la prognosi, l'esito della perizia psichiatrica, perché se ripeto,
se dovessero stabilire la piena capacità di intendere e di volere, ci rimane soltanto la difesa sul fronte della legittima difesa.